Guardate le mie mani e i miei piedi. Il risorto non chiede ai discepoli di guardarlo in faccia, ma indirizza i loro sguardi ai segni dei chiodi, alle prove tangibili della sua generosità incondizionata e radicale. Da quei segni si riconosce il risorto e tutti coloro che vivono la vita risorta di lui, i quali hanno Dio al di sopra di loro nel cielo, dentro di loro nella capacità di amare, affidato a loro nelle mani e nei piedi, cioè nell'andare e nel fare. E saranno proprio loro a metterci la faccia.